Nona, notte bianca, Lercherese. Intervista doppia per Laura Gautier e il nostro direttore artistico Luca Seminerio. Nome? Laura. Luca. Cognome? Gautier. Seminerio. Ruolo? Iena. E direttore artistico. Le minigonne, ma sapevo che stasera c'eri tu, quindi ho... Ma com'è che funziona sempre così? Ma perché dobbiamo essere apprezzate per altro? Mamma mia, che bella questa R, ragazzi. Stilo Roma. Sono Roma, Ramaro, Ramaro. Mamma, che bello, ragazzi. Non posso dire cosa fa, che effetto che fa, però. Con questo caldo, comunque sia? Sì, a voglia. Il mondo Iene a paragone col mondo 105, radio, TV. Beh, il mondo della radio e della TV è completamente diverso. Sicuramente 105 e le Iene hanno in comune l'aggressività e la voglia di tirare fuori la verità, fondamentalmente. Poi le Iene ovviamente è diverso, non è tanta televisione, ma è proprio portare al pubblico quello che sta realmente succedendo in questo paese. Questo lucido particolare vedo che... Ti piace? È una nuova collezione che va molto di moda. E sarà il caldo forse. Il dietro le quinte di una radio e il dietro le quinte di una TV. Di una radio non c'è un dietro le quinte, perché in realtà il bello della radio è che è super diretto e si va così. Dietro le quinte delle Iene è comunque televisione, ma il bello delle Iene è che tutto quello che vedete è vero, quindi non c'è tanto un dietro le quinte. È stata una grande manifestazione, tantissime persone e tra l'altro c'erano tantissime serate anche nei dintorni e tu sei riuscito a fare veramente un grandissimo numero di persone qui all'Arcara Friddi. Ottima affluenza, ottimi tutti, dai miei amici commercianti al Pub 51 che ha contribuito in maniera, devo dire così, quasi estrosa a questa manifestazione, al contributo che ha dato anche l'amministrazione comunale. Un po' di stanchezza, però soddisfatto, ripeto. Minchia Luca, ci facciamo una fotografia! Io ringrazio tutti i nostri visitatori, ringrazio i miei compaesani dell'Arcarese che credono in tanto amore che metto e grazie a tutti, alla prossima, un bacio.
di siciliano per Laura Gautier. Rilassate due minuti e te va in paio sui spettacoli. Rilassate due minuti e te va a imparare lo spettacolo. A Lercara Friddi questa sera ho passato una notte fantastica. Mica passavo. Una notte. Spettacolare. Numero uno. Il tuo lavoro è un po' pericoloso, ti mette come un vedi, po' sì. A rischio. Ci sono momenti alle Iene molto pericolosi, in radio no, alle Iene sì, però è giusto che sia così. Quindi quando ti trovi andare in qualche posto un po' particolare dove devi fare un servizio un po' strano, chiamerò il cameraman di questa intervista perché vedo che è bello aggressivo e secondo me non ho problemi con lui. Per fortuna che esistono programmi come le Iene. Per fortuna che esistono e per fortuna che dovrebbe esistere l'aria condizionata, che in questo momento non c'è, quindi... L'intervista diciamo che è abbastanza condizionata dall'aria condizionata in base alla temperatura molto elevata. Alcune persone potrebbero anche insomma arrabbiarsi quando tu fai un'intervista. Tu vai a rovinare la vita a delle persone con un vestito molto importante e una telecamera e a delle persone che comunque in un modo o nell'altro sono state molto furbe, cioè hanno truffato, quindi non è una cosa da niente. Ho visto Laura Gautier molto calda stasera. Caldissima, very very hot. Surprised. Ci regala un ospite d'eccezione questa notte, Miss Laura Gautier dalle Iene Radio 105. Ciao a tutti, ciao, sono felicissima di essere qui. Chi è il più antipatico delle Iene? Il più antipatico? Ma siamo tutti antipatici a modo nostro, cioè facciamo un lavoro che comunque... No, il più antipatico è... chi lo sa, no, non c'è un più antipatico. Il più simpatico delle Iene? È Piff. C'ho un debole per Piff. Sarà l'altezza? Perché altezza vuol dire... No, perché è siciliano. Ok, visto? È ruffiana, ruffiana. Da noi si dice molto ruffiana. Minchia, sei troppo ruffiana. Sono ruffiana. Corso di siciliano per Laura Gautier. Tu sei Lario. Tu sei troppo Lario. Tu sei troppo Lario. Sei chiamata Laura. Minchia, Piff. No, minchia. Cioè, no, minchia beef, cioè che beef. Minchia beef. We believe of ourselves. Surprised. Il capo è molto buono. Sì. No, no, guarda, anzi, è lui il più cattivo, ma forse il più buono. E la coppia dello studio? Eh beh, Ilaria e Teo. Sì, commento. Commento, beh, ottimo direi.
Ma tu sei cattiva con gli altri, però con lo staff niente, eh? No, io sono cattiva con tutti, sono buona con chi voglio io. E cerca di essere cattiva con lo staff, dai. Con lo staff, quindi te? No, con lo staff le Iene. Ah, lo staff le Iene, voglio un aumento. Ok, vabbè, se in caso viene a lavorare con noi. Beh, volentieri, assolutamente. Ok, noi siamo un po' meno incazzati. Un po' meno incazzati e diciamo che il panorama è un po' migliore che Cologno Monzese, senza, voglio dire, offendere nessuno, però. Un ringraziamento speciale, Laura, lo facciamo anche all'architetto della Notte Bianca, Luca Seminerio. Un ringraziamento alle telecamere di Generazione Nonstop con Omar Bolognesi. Ringraziamo Gaetano, Salvatore, Franca e Cinzia del POP 51, Erika e Angelica e tutti quanti voi! Scusate, ho tirato sul capello perché fa caldo. Allora, dai, un momento. Sì, un momento. Cioè, è la prima volta, il camera non gliene frega niente dell'intervista e vuole andare via. Vabbè, niente. Esattamente. Allora, questo che è successo? No, vabbè, resisti. Questo era il fuori onda, però. C'è il camera. No, tu non esci. Allora, il camera. Ma no. Dai, sta svenendo, no? È impressionante. Ciao! Mua.